tutti, sono le 18:10, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale che a seguito di una conferenza con il Sindaco, la conferenza dei gruppi e col Sindaco, abbiamo deciso di indire un'adunanza del Consiglio Comunale in adunanza aperta. Che significa che ai sensi dell'articolo 64 del nostro regolamento del Consiglio Comunale, quando ci sono argomenti di interesse generale, di particolare sensibilità per tutta la cittadinanza, il Consiglio Comunale può far intervenire sull'argomento per illustrarlo allo stesso Consiglio Comunale, quindi anche i cittadini che intervengono, le motivazioni per cui si sono fatte certe scelte, e in particolar modo questa sera parleremo di un protocollo d'intesa che abbiamo sottoscritto per la sicurezza della nostra cittadina. Il protocollo d'intesa è 1000 occhi sulla città, quindi vi dico come svolgeremo questa, la scaletta del Consiglio Comunale. Dopo la mia apertura interverrà il Sindaco, poi interverranno i consiglieri comunali che ritiene di fare il proprio intervento sull'argomento, poi avremo l'onore dell'intervento del comandante di Carabinieri, del comandante provinciale di Carabinieri, il signor questore di Chieti e l'illustrissimo signor prefetto che chiuderà i lavori. Quindi io non mi dilungo, lascio la parola al Sindaco per aprire il Consiglio Comunale. Grazie. Scusi Sindaco, faccio l'appello. Ah sì, sì. Anche se formale faccio l'appello come qualsiasi altro Consiglio Comunale. Scusate, ma Luciano Marinucci. Presente. Di Clemente Giorgio. Presente. Chiacchieretta Ezio. Presente. Elia Maria. Presente. Bronzino Massimiliano. Assente. Martelli Efrem. Assente. Malandra Giorgia, assente. Federico Gabriella. Presente. Ferraioli Roberto. Presente. Cinosi Simona. Presente. De Nicola Ester. Presente. Cutrupi Mario. Presente. Parrucci Giulia, assente. Costantini Giuseppe. Presente. Ferrante Enzo, assente. Silvestri Cinzia. Presente. Grazie. Prego Sindaco. Intanto buonasera a tutti intervenuti, un saluto particolare alle autorità presenti tutte. Stasera siamo qui in una seduta molto particolare come San Gianitatino, credo che sia la prima volta che a seguito di una preoccupazione pacifica da parte dei cittadini, le istituzioni, attraverso il mio particolare interessamento spinto da un comitato locale ma anche dalle preoccupazioni che tutti i cittadini mi hanno rappresentato nel corso di questi anni ed anche ultimamente, mia prima iniziativa, che del resto era l'unica da poter portare avanti, era quella di interessare la massima autorità che dà la governance della sicurezza del nostro territorio e quindi il prefetto che questa sera è qui presente con noi. È un motivo sicuramente di grande soddisfazione, perché solamente viene detto così, con ragioni comuni, che i cittadini sono abbandonati a se stessi, che non c'è un controllo sul territorio e che comunque le istituzioni non ci sono. Questo è il segnale che le istituzioni ci sono, tutte, nessuna esclusa. Quindi questa sera, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, così brevemente illustrerò quelle che sono le nostre iniziative per garantire la sicurezza sul territorio. Poi sulla eccellenza le altre autorità sicuramente avranno di che aggiungere. Io voglio dire alla nostra collettività che come amministrazione comunale siamo riusciti, attraverso una serie di operazioni economiche, a portare sul nostro territorio la presenza di altri vigili che verranno a breve assunti. E porteremo gli anziani, riporteremo gli anziani agli incroci, speriamo che questi anziani siano anche ex militari dell'arma in pensione, finanza, polizia eccetera, perché comunque hanno sicuramente una preparazione maggiore per collaborare con le forze dell'ordine a livello locale. Stiamo disponendo una rete di telecamere che, in aggiunta a quelle che oggi sono sui semafori,
che sono comunque utili per indagini di polizia giudiziaria, perché comunque le immagini vengono conservate e quindi in alcuni casi sono state chieste a sospendere le attività investigative. Ne porremo altre sul territorio per monitorare tutto l'accesso di veicolare sul nostro territorio, ma che comunque capteranno le targhe e nel caso in cui ci saranno macchine rubate verranno immediatamente segnalati alla sala operativa o ciò che non vorrei, aver subito un'aggressione, un furto e quindi preso la targa e comunicato immediatamente, sappiamo in quella parte del territorio la tua mezzo è entrato e in quella parte del territorio se è uscito verrà cercato di essere intercettato. Abbiamo aderito a un protocollo che è quello di 1000 occhi sulla città, sottoscritto nel 2010 anche dall'ANCI. Dal 2012 al 2015 tre comuni in forma sperimentale, Chieti, Lanciano, Vasto, lo hanno portato avanti, poi è stato riaperto il bando. Noi e altri comuni siamo immediatamente stati chiamati dal prefetto e si è concluso l'iter proprio 10 giorni fa. Dove per i prossimi 3 anni ci sarà questo monitoraggio. Mi sembra che Lanciano è rimasto fuori dal protocollo, non l'ha firmato al momento e quindi probabilmente dovrà aspettare i prossimi 3 anni. È un protocollo che prevede la collaborazione da parte degli istituti di vigilanza che operano sul nostro territorio e non, quindi si verranno coordinati con le centrali operative per dare comunque un ulteriore sostegno alla garanzia della tranquillità, ma una cosa mi viene importante dire, 1000 occhi sulla città è importante, però i cittadini, che sicuramente sono molti più di 1000 occhi, perché ne siamo 15.000, quindi se facciamo 15.000 sono 30.000 occhi, potranno sicuramente dare un grande contributo, però la cosa più importante è collaborare con le forze dell'ordine, quindi denunciare in primis qualora ci dovesse essere un furto in appartamento, perché poi la gente si lamenta di essere stato derubato in casa, poi quando ci rivolgiamo alla locale stazione non tutti sporgono denuncia. La denuncia serve perché diciamo, la refurtiva può essere rintracciata, attraverso la refurtiva si può arrivare anche eventualmente a individuare i responsabili del fatto criminoso. Quindi lascio immediatamente la parola a chi sicuramente sulla sicurezza ci deve tranquillizzare, ci deve rassicurare e sono convinto che questa sera ciò avverrà. Sicuramente anche nel proseguo, se avremo ulteriori sollecitazioni, questo è l'inizio di una collaborazione, sicuramente nel futuro ne avremo anche altre. Consiglieri Couture, prego. Buonasera a tutti. Oggi ci troviamo a parlare di sicurezza, la sicurezza del territorio e la sicurezza della cittadinanza. Una cosa molto importante, specialmente per un territorio come il nostro, che praticamente si trova a fianco due città. Il rischio del nostro territorio è di diventare periferia di queste due città o di diventare un'isola felice. Quindi staccarsi dalle periferie. Quindi il passo che oggi stiamo discutendo, gli argomenti che oggi stiamo discutendo, servono appunto a capire che tipo di approccio diamo a questa problematica. Il progetto al quale il Comune ha aderito è un progetto del 2010, come diceva prima il sindaco, che riguarda appunto la collaborazione con le agenzie di sicurezza che girano sul territorio. Da solo non è sufficiente. Abbiamo sentito però, ho sentito adesso parlare di telecamere, quindi un investimento, perché nel progetto di cui parlavamo prima non sono previsti investimenti di soldi, di fondi, quindi alla sicurezza, mentre nel progetto che diceva il sindaco, cioè l'inserimento di telecamere, l'aumento delle persone che lavorano alla sicurezza. E quello è effettivamente un qualcosa di molto più concreto e che darà impatto effettivo sulla sicurezza dei cittadini. Quindi io mi auguro che il tutto possa proseguire e che questo sia solo l'inizio di una lunga strada che porti alla sicurezza del territorio. Grazie.
Grazie. Consigliere Pino Costantino, prego. Grazie Presidente, un saluto a tutte le autorità presenti e al pubblico. E aggiungo qualche altra parola a quello detto poc'anzi dal sindaco e dal consigliere Cutrupi. Parliamo di un argomento molto importante e caro ai cittadini, caro nel senso che la preoccupazione ormai è ai livelli massimi, non lo dico io, lo sentiamo giornalmente sulla stampa e sulle televisioni. Oggi ci troviamo ad attuare un protocollo d'intesa che prevede questa collaborazione con gli istituti di vigilanza. Certamente è qualcosa in più rispetto alla situazione attuale. Più persone sono coinvolte a questo progetto, alla sorveglianza del territorio, meglio è. È un protocollo che ha dei buoni propositi, certamente non è sufficiente per quello che è l'attesa dei cittadini e per dare soluzione concreta a questo problema. Certamente è un passo importante, ci auguriamo, anzi siamo convinti che con il lavoro di tutte le forze dell'ordine questo protocollo possa essere effettivamente attuato. Per fare sicurezza io sono convinto che c'è bisogno di investire in maniera importante. Torniamo a un problema molto più grande che stasera evitiamo di discutere, parliamo di un'organizzazione di un paese dove i soldi andrebbero destinati alle cose prioritarie. Tra le cose prioritarie sicuramente c'è la sicurezza, quindi mi auguro che si possa andare avanti con un discorso sicuramente di ampliamento di questa sorveglianza con le telecamere, ma mi auguro che il territorio possa essere effettivamente controllato dalle forze dell'ordine, perché devo dire che avere una pattuglia di notte per coprire 50 km quadrati di territorio, e mi riferisco a San Giovanni Teatino, Tavaretti e Francavilla, dove credo che probabilmente gira una macchina, e chiaramente non è possibile parlare di sicurezza in questi termini. Quindi è chiaro che lo sforzo va anche in altre direzioni. E quindi ci auguriamo e ce la metteremo tutta a dare il nostro supporto affinché quello che è il nostro ruolo per portare a buon fine questi obiettivi e stare il più vicino possibile ai cittadini, ripeto, per quelle che sono le nostre possibilità. E faccio gli auguri di buon lavoro a Sua Eccellenza e a tutti i collaboratori. Grazie. Grazie consigliere. La parola al vice sindaco Giorgio Di Clemente. Grazie Presidente. Non voglio essere ripetitivo, ma con piacere anche io do il benvenuto alle autorità presenti, al pubblico. Veramente è un orgoglio, una gioia essere qua e sentire parlare di sicurezza. Sicurezza che è un qualcosa che tutti i cittadini si aspettano, tutto il mondo si aspetta, perché oggi quando si esce di casa purtroppo non si sa cosa si incontra, quando sei in casa altrettanto. Quindi è giusto andare avanti, guardare avanti e cercare di dare il massimo per essere più sicuri, per far essere più sicuri il prossimo. Questo è un protocollo che è veramente indispensabile, cioè qualcosa che è un primo passo verso quello che sarà il futuro per il nostro territorio, così come per chiunque ha collaborato o sta collaborando a progetti del genere. Giustamente, agganciandomi anche a quanto detto dai precedenti interventi, le forze dell'ordine, grazie per quello che fate, però veramente il motto è siete pochi per fare tanto. Io quello che mi auguro è veramente che il messaggio di questa sera giunga dove deve arrivare, cioè dove veramente possa concedere al nostro territorio, come un po' a tutti i territori, un occhio in più, una voce in più e un chilometro in più di percorrenza per coprire e dare sicurezza. Voglio solo così far presente, ma è noto a tutti, che il nostro è un territorio abbastanza ampio nello stesso tempo suddiviso nelle varie isole, io mi permetto di chiamarlo così, cioè le varie zone che considero isole, che solo per arrivarci da una zona all'altra bisogna percorrere vari minuti, quindi
c'è già il pericolo che se arriva un allarme a San Giovanni e la pattuglia sta a San Buceto, già diciamo, si mette il tempo purtroppo molte volte non utile per poter salvaguardare come si dovrebbe la cittadinanza. Non si può pretendere che in ogni albero ci sia una pattuglia, sarebbe troppo bello, ma veramente cercare, oltre a quello che daranno i cittadini tutti, oltre a quello che daremo noi tutti, cercare di avere veramente qualche occhio in più, perché ce n'è bisogno. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Altri interventi da parte dei consiglieri? Bene, grazie. Allora passo la parola al comandante provinciale dei carabinieri. L'unione fa la forza, e questo è quello che riunioni come questa vogliono dimostrare, che protocolli come questo vogliono dimostrare, e anche che un approccio al problema, quale, come sento dire spessissimo in riunioni del genere, mettiamo due carabinieri in più, eleviamo la forza della stazione, una pattuglia in più, anche questa sera qualche discorso del genere si sta sentendo, non è la soluzione al problema. Un problema ha tante sfaccettature. Queste sfaccettature devono essere analizzate dalle forze competenti. Un'area, per essere priva di criminalità, deve essere anche bonificata. Bonificata, e non sto parlando certamente di questo comune, ma in generale. Bonificata anche in senso estetico, bonificata in senso di pulizia ambientale. In questa maniera l'area molto più facilmente può essere sgomberata dalle forze dell'ordine. E questo è l'approccio coerente al problema. Il territorio di San Buceto, come del resto quello dell'Abruzzo, come del resto la provincia, non presenta assolutamente profili di allarme sociale, ci mancherebbe altro. Però non si può vivere tranquillamente pensando che questa sia un'isola felice, anche questo l'ho sentito dire questa sera. L'isola felice non c'è. Lo sentite nei giornali, sentite anche l'infiltrazione della criminalità organizzata, che non si può pensare che non ci siano. Se ci sono in Germania, come è stato detto, come è stato scoperto 5-6 anni fa a Duisburg improvvisamente, non bisogna meravigliarsi che anche da queste parti ci possa essere qualcosa. Per questo, mi ripeto ancora una volta, questa riunione, questo protocollo sotto l'egida della prefettura serve proprio a fare in modo che tutti quanti possiamo lavorare per lo stesso obiettivo. Il comune, le forze dell'ordine, la nostra è una bella squadra, la questura, la guardia di finanza, noi carabinieri lavoriamo tutti sinergicamente, e anche voi cittadini, ma si può fare di più sotto questo senso. Per esempio, è vero, bisogna denunciare sicuramente, sì, non tutti lo fanno, non tutti lo fanno nella maniera giusta, e bisogna anche limare talune asperità di carattere privato che ci portano via tanto tempo. Si dice, ma se la pattuglia sta qui non può stare là, sì, è vero, se la pattuglia che sta qui poi deve essere impegnata nella lite condominiale, che magari poteva anche essere evitata senza l'intervento dei carabinieri, magari stringendosi la mano, o anche senza stringersi la mano, però evitando di essere chiamata, o un incidente stradale lo si può accomodare con la firma su un modulo apposito, sicuramente è meglio, e sicuramente possiamo essere anche le forze che siamo adesso, potremmo anche essere sufficienti, altrimenti 10, 20, 50 carabinieri in più o poliziotti in più non serviranno a niente. Detto ciò, io passo la parola al questore, penso. Allora, io non ho sentito. Io vorrei parlare così a voce, perché più. Ma del regista, perché lo registrano. Allora, io non ho sentito parlare la popolazione di San Giovanni, penso che la popolazione è quella che sente sulle sue spalle il bisogno di sicurezza.
però non ho sentito nessuno, perché dalle richieste particolari uno può impostare un discorso, come dire, adeguato. La sicurezza è una parola grande e non viene fatta solo in qualche porto di monte. Scusate, c'è un po' di dimestichezza con il microfono. Allora, la sicurezza è una cosa che non è monopolio delle forze dell'ordine, è monopolio di tutti. La sicurezza viene, deve essere gestita insieme con la comunità. La comunità è parte integrante del sistema sicurezza. Io mi ricordo quando sono entrato da vicecommissario questa carriera, la prima cosa che ci dissero è che il primo elemento di sicurezza è il vicinato. Sono i vicini di casa che insieme con tutti fanno il primo sistema di vigilanza. Adesso la nostra vita è una corsa continua, non si sa che cosa dobbiamo raggiungere, non lo so, forse dobbiamo andare solo a me. Si dimenticano piccole cose, anche i piccoli consigli che ci venivano dati dalle nostre nonne, dai nostri vicini, di come, quando si esce di casa, quali sono le precauzioni da fare, non si fanno più. Spesso uno neanche i sistemi di sicurezza minimali che spetta alla comunità non vengono posti in essere. Noi vediamo condomini che sono luoghi di isolamento. Molte volte non ci si conosce neanche con il vicino del piano. Quindi c'è una completa spersonalizzazione delle società, delle città. Non c'è più una comunità. Quindi, e anche il sistema sicurezza ne risente. Non c'è niente da fare. Il signor prefetto è molto impegnato con noi, insieme con lui, noi siamo come vicino. E questo protocollo d'intesa è un progetto che inserisce persone nel sistema di sicurezza ufficiale, che è fatto con i carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato. Inserisce una nuova entità che sarebbero le guardie giurate. Le guardie giurate che vengono inserite in questo sistema, che serve mille occhi la città, cioè altri occhi che stanno lì a guardare, a vedere e a riferire. Però manca la società. Se voi riuscite a fare un esame di coscienza, partecipate in questo sistema sicurezza o siete solo spettatori? Quindi questa è la prima domanda che ci dobbiamo porre. Un sistema di sicurezza funziona se c'è la partecipazione, come diceva il colonnello, se c'è una partecipazione, perché i vigilanti primari e la collettività se ama la propria terra, se invece non ama, non partecipa. E quindi poi i risultati sono quelli che sono. Tornando a San Giovanni, questo è un concetto generale, perché la gente non è fuori dalla responsabilità. La responsabilità è di tutti, ma c'è anche la vostra responsabilità. Perché fate un esame di coscienza e vedete che cosa facciamo noi per rendere la nostra comunità più sicura dalle aggressioni esterne. E poi vi date la risposta, naturalmente. Per quanto riguarda San Giovanni Teatino, dal sistema che noi abbiamo di rilevazione dei reati, ci rendiamo conto come gran parte dei reati vengono commessi nella zona di San Monceto, perché e effettivamente nel 2016 c'è stato un piccolo incremento dei furti in genere, senza fare distinzioni, perché poi nel campo dei furti o
fare delle distinzioni tra furti su auto, furti in appartamento, furti eccetera eccetera, per il genere. E già il signor prefetto, io sono arrivato da un mese e mezzo, ma ho visto che già il prefetto insieme con il comitato per l'ordine e la sicurezza hanno già preso provvedimenti, provvedimenti che risultano anche da atti scritti, ci sono ordinanze fatte dal mio predecessore, dove hanno stabilito dei servizi straordinari di vigilanza in questo comune. Oltre al sistema normale di vigilanza, ci sono servizi straordinari che è iniziato da poco, da un paio di mesi, penso, e dove si stanno avendo dei risultati. Tant'è vero che nelle statistiche noi abbiamo gennaio e febbraio 2017 proprio un abbassamento, direi quasi del 30%, dei furti. E naturalmente Mille Occhi sulla città ha dato un contributo a questo sistema di sicurezza. Naturalmente anche il comune potrebbe fare altre cose, come per esempio i cosiddetti comitati spontanei, no? Le cosiddette ronde, se vengono effettuate così come è previsto dalla legge, possono dare un contributo. Questa è una forma di partecipazione della comunità ai servizi di sicurezza. Quindi la comunità può aiutarci a garantire migliori elementi di sicurezza. Anche il sistema di videosorveglianza è un sistema efficace, però deve essere un sistema, non il sistema normale di videosorveglianza, come diceva il sindaco, un sistema che è adatto, che può essere utile ai fini della polizia giudiziaria. E quali sono questi sistemi di videosorveglianza utile per la polizia giudiziaria? Sono sistemi che garantiscono definizioni ottimali, dove è possibile riconoscere bene i volti e l'età, e quindi è un sistema che ci aiuta nella nostra attività, perché è vero fare prevenzione, però se la prevenzione non è finalizzata alla repressione, cioè il ladro dobbiamo prenderlo, se no questo ladro voglia fare prevenzione, se non lo prendiamo continuerà a fare. E quindi il sistema sicurezza viene alimentato da varie figure, quindi abbiamo detto il sistema della videosorveglianza è importante, il sistema del protocollo d'intesa dei Mille Occhi sulla città e anche il sistema delle ronde, qui non è stato ancora fatto, poi valuterà il sindaco insieme con il prefetto o altri se è opportuno o meno. C'è tutto un sistema. Poi naturalmente ci sono anche piccoli comportamenti utili che ogni cittadino deve avere. Ad esempio, per prevenire i furti in abitazione ci sono degli accorgimenti tecnici che adesso sono efficaci e hanno un prezzo di mercato molto limitato. Io recentemente ho messo a casa mia un sistema di anti-intrusione, l'ho pagato 100 euro ed è efficacissimo. Ci sono tanti piccoli accorgimenti che ci aiutano. Se voi andate sul sito della Polizia di Stato, ce ne sono centinaia di accorgimenti che possono essere utili soprattutto per i furti in abitazione. Ad esempio, faccio degli esempi e poi voi nel vostro, poi vedete se sono utili. Ad esempio, è molto importante gestire la vostra, dove arriva la posta, la vostra casellina della posta, perché spesso chi vuole fare il furto vede anche la quantità di posta che c'è in una casella e quindi denota che in quella casa non ci sia nessuno. Ci sono tante piccole cose, ad esempio quando si ha necessità di riprodurre una chiave, molte volte, ma anch'io sbaglio,
lascio chiave principale, chiave garage, con l'etichetta della chiave, molte volte queste sono informazioni che vengono date a persone che la possono utilizzare per informazioni in modo diverso, e ci sono tanti altri piccoli. Teniamo presente che qui i reati non vengono fatti, questi reati predatori non vengono fatti da grandi organizzazioni criminali, vengono fatti dal tossico, viene fatto da quelli che si improvvisa ladro, che in quel momento, quindi aumentare le misure passive non fanno altro che interrompere, cioè prevenire il furto, perché non è che sono grandi organizzazioni che sono munite di strumentazioni che anche se trovano una porta blindata al centro, la porta blindata è utile per impedire il furto. Gestire, come dire, l'altro esempio, io vedo che mio figlio quando va su questi social, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, parlano liberamente delle cose anche più riservate, che ne so, i programmi delle ferie, quando, dove vanno a fare il weekend, se la casa è libera, non è libera, anche questo ci vuole riservatezza. Cioè non si può parlare di tutto, anche le segreterie. Se io quando chiamo a mio fratello, dice no, in casa non c'è nessuno, se volete lasciate un messaggio, ma io non farei mai una segreteria così. Io direi nella segreteria, in questo momento non posso rispondere. È già diverso. Quando si esce, lasciare il televisore acceso o la luce accesa non costa tanto, però è un motivo di sicurezza. Questi sono tantissimi consigli che aiutano a prevenire, perché qui non ci sono furti, non c'è grande malavita, che i furti in piccole abitazioni non vengono fatti dai grandi criminali, perché quelli non si accontentano di rubare 100 euro o un televisore, quelli se devono rubare vanno nel dove si deve rubare. Quindi di conseguenza, per chiudere, poi lascio la parola in atti, che noi stiamo facendo attraverso i servizi straordinari che anche a San Giovanni stiamo facendo, attraverso il protocollo d'intesa, mille occhi sulla città, eccetera eccetera, attraverso anche l'attività del comune, che pare che adesso verranno assunti nuovi vigili urbani per incrementare, poi bisogna vedere anche come utilizzarli i vigili urbani, perché metterli solo la divisa non è sufficiente, sindaco, c'è bisogno anche di tutto. Lei pensi che un poliziotto, un carabiniere, per mettersi sulla strada fanno un anno di corso, e quindi voglio dire, molte volte la divisa non denota un elemento di sicurezza. Occorre che insieme alla divisa venga comprata anche un po' di istruzione di come bisogna agire, perché il processo non è un giornalino, è una cosa complicata. Ci sono gli avvocati, i nostri sono processi tecnici, e quindi sono particolari, ci vuole gente che sappia. Se c'è uno che ruba, non è che subito si prende e si punisce, bisogna trovare le prove, per cui ci vuole anche professionalità. Poi un altro consiglio che io vorrei darvi, perché mi è successo, è stata una cosa per me sconvolgente. Facevo servizio a Padova e in una perquisizione riuscimmo a recuperare tanti oggetti in oro, anelli, collane, e questi oggetti, come è normale, noi li abbiamo messo su un sito per permettere alla collettività di individuare e per poterli restituire. Che cosa è successo? Che di questa quantità di oro, di oggetti in oro, siamo riusciti a restituire neanche il 10%, perché le persone non sono riuscite a dimostrare la proprietà di questo oggetto. Quindi io sono stato costretto, con il consenso del magistrato, a restituire questi oggetti, non dico agli stessi ladri, ma comunque non ho potuto consegnarli ai legittimi proprietari. Per cui qual è il consiglio? Gli oggetti in oro, gli oggetti importanti, dovete fotografarli,
o comunque dovete conservare la garanzia, un qualsiasi elemento che possa dimostrare la vostra proprietà, perché nel nostro diritto il possesso vale titolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che i beni mobili, chi detiene il bene mobile, viene considerato dalla legge proprietario. Sta a chi vendica la proprietà di quel bene dimostrarne la proprietà. Per cui, in base a questo concetto, quindi qualsiasi giacché di oggetti preziosi, l'orologio, eccetera, eccetera, sono beni mobili, è necessario che voi vi premunite, cioè attraverso una fotografia, conservando anche la garanzia, lo scontrino, qualsiasi cosa che possa poi avere motivo per ricevere e consegnare questi beni nel caso in cui vengano trovati. Io vi ringrazio per l'attenzione, passo la parola. Grazie signor Questore. Alle 18.30 è entrata la consigliera Parrucci. Adesso vado a trovare ora al signor Prefetto. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti. Quando si parla di sicurezza ci troviamo di fronte ad alcuni paradossi. Il primo, se vogliamo anche banale, è che ciò che non avviene non ha nessun significato. Il paradosso della prevenzione è esattamente questo: le cose che non accadono molto spesso non accadono grazie alla prevenzione, ma poiché non accadono, non esistono. Uno dei motivi per cui le amministrazioni locali fanno fatica a investire risorse importanti nella protezione civile è perché investire in questo settore vuol dire in definitiva che diminuiscono le possibilità che accadano qualche cosa, e ciò che non accade non crea un senso. Uno dei paradossi che abbiamo di fronte è che se noi diciamo che ci sono poche denunce, ci dicono è certo, perché abbiamo perso fiducia delle istituzioni. Se le denunce aumentano, uno dovrebbe sentire dire, beh, allora è aumentata la fiducia delle istituzioni. No, è aumentata l'attività delittuosa. È un po' difficile muoversi in quest'ambito, anche perché quando noi compriamo qualsiasi giornale, i giornali su che cosa parlano? Ma voi avete mai visto una bella notizia in prima pagina? Se vi è capitato, vi capita, ditemelo, mandatemi con un ritaglio di stampa. Solitamente ciò che fa effetto è ciò che non va, è la tragedia. Noi abbiamo letto di furti infinitesimali che hanno occupato mezze pagine. Dirai che certo non accade niente, in qualche modo bisogna pure riempire questi spazi, però quella mezza pagina con un titolo importante può creare sicuramente una turbativa della percezione della sicurezza, perché la gente dice ma davvero? Io ricordo quando stavo a Lodi, uno dei problemi era diventato quello, perché era diventato il furto di biciclette, ma con titoli importanti. Per carità, una bicicletta è importante, ma è importante anche il fatto che io magari tocco una penna, qualcuno viene e me la ruba. Certo che è importante, però bisogna pure un attimo rendersi conto di cosa si stia parlando. Si parla delle volanti sul territorio. Io penso che nessuno di noi ami un territorio militarizzato. Le forze di polizia complessivamente sono circa 300.000 unità in tutto. Sapete quanti siamo? 60 milioni. Ma perché sono così poche 300.000? Appaiono così poche? Perché in definitiva si parte dall'idea che un corpo sociale, qual è una collettività, sia sostanzialmente sano. I grumboli bianchi che abbiamo noi quando stiamo bene sono tanti o sono pochi? Quando è che aumentano? Quando quell'organismo è aggredito. Allora c'è una concentrazione di grumboli bianchi, un aumento, ma una volta che venga risolta l'infezione, quello che è, questi grumboli bianchi devono essere, anzi, diventano pericolosi tanti globuli bianchi normalmente in un organismo rispetto ai globuli rossi. Il numero delle forze di polizia viene sostanzialmente visto in relazione al rapporto con una popolazione che sia sostanzialmente sana. Perché è evidente che se qui ci spariamo dalla mattina alla sera, è evidente che qui non bastano né 12 uomini
né 500, né 1000, né 2000, non passa. Se voi pensate a quello che accade a Scampia, a quello che accade in alcuni territori del sud, purtroppo martoriati da questi eventi, ma lì voi sentite in continuazione, mandate altri 100 poliziotti, mandate 200 comitato dell'ordine della sicurezza pubblica insieme al ministro, comandanti generali che vanno, cioè il prefetto è più, se per quel sentito, forse è più piccolino, no? Di quei frangenti, ci vanno tutti. Allora dobbiamo fare riferimento a una situazione che si spera sia una situazione mediamente sana. Le volanti sono poche, le volanti non saranno mai abbastanza. Se noi riteniamo che le volanti debbano effettivamente andare a presidiare il territorio, guardate che, come si diceva, San Giovanni di Latino è abbastanza lungo, no? È giusto, dico bene. Ma scusate, ma voi pure con i film di Totò, eccetera, con Peppino De Filippo, ma l'avete mai visto quei film? Penso di sì. Ma il paro che ci stava a fare? Il paro stava lì perché aspettava che passasse il poliziotto, o per avvertire che ci fosse il poliziotto, e veniva commesso il delitto. Ma allora che serve la volante? La volante va intesa non tanto come elemento determinante nel controllo del territorio, ma in quello che può essere definito una sorta di cavalleria. Cioè, nel momento stesso in cui sei sul territorio, è quella unità mobile che può intervenire immediatamente nel caso in cui ci siano dei problemi. E ovviamente per controllare il territorio. A questo serve la volante. Perché anche a Chieri, a Capoluogo, ma quante ce ne abbiamo? Non mi rispondete. Quante ne abbiamo? 30? No. 20? Vabbè, lasciamo perdere. Noi chiaramente mettiamo in campo tutto ciò che è nelle nostre possibilità, naturalmente. A cosa serve i migliori occhi sulla città? Gli occhi sulla città serve ad aumentare l'attenzione su quello che accade sul territorio. Perché innanzitutto l'abbiamo fatto nei confronti degli istituti di vigilanza? Perché quegli istituti di vigilanza, nel momento stesso in cui vanno a fare i controlli sugli immobili di proprietà, sulle proprietà private per i quali sono retribuiti, nel passaggio nel quartiere, in quella strada che, possono sicuramente diventare sentinelle sul momento e quindi dare una mano sicuramente importante alle forze di polizia. Ma perché gli istituti di vigilanza? Perché l'attenzione che viene riservata a quello che accade intorno non può essere lasciata alla mera percezione, ma la capacità di saper distinguere quello che può costituire motivo di preoccupazione da quello invece che non lo è. Prima si è parlato di ronde, le ronde che devono essere costituite con associazione. La storia delle ronde non è una cosa proprio semplicissima, un po' perché c'è un po' di pregiudizio ideologico, un po' perché effettivamente non è proprio semplicissimo. Ad esempio, delle ronde si chiede che facciano parte innanzitutto ex poliziotti, ex carabinieri, eccetera, che abbiano già dell'esperienza, ma anche loro poi devono essere formati, devono essere selezionati, vengono prese le informazioni, perché ovviamente abbiamo bisogno di persone che siano affidabili anche sul piano morale. Queste persone, ovviamente, concorrono sicuramente, grazie anche alla capacità che hanno di potersi rapportare alle forze di polizia. Ma non è una cosa che può essere lasciata al singolo cittadino. Il singolo cittadino fa bene, diceva bene il signor Questore, se non era quando parlava di controllo sociale. È estremamente importante che tutti quanti si tengano gli occhi aperti, questo è fondamentale. Ma ad esempio, anche per quello che viene definito controllo del vicinato, che forse qualcuno di voi ha sentito in giro, il controllo del vicinato, anch'esso è normale, proprio perché il tipo di segnalazione deve essere finalizzato, deve essere effettuato un tipo di segnalazione che possa risultare utile per l'azione di prevenzione e eventualmente di pressione delle forze di polizia. Quando si parla di sicurezza, la sicurezza ha due facce, la prevenzione e la repressione. Il prefetto si occupa della prevenzione della polizia di sicurezza, la magistratura si occupa della repressione dei reati. Quindi, quando anche si vede un fenomeno, va visto in tutte e due le sfaccettature. Recentemente a Francavilla è stata compiuta un'operazione importantissima, non che non siano anche quelle portate avanti da qualche finanza e dalla questura, ma perché? Perché qui si trattava di un'infiltrazione importante di 'Ndrangheta. Quanti anni sono durate queste indagini? 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo. Sapete quanto personale va via in 2 anni e mezzo? E lì hanno lavorato la DDA, cioè la direzione distrettuale antimafia di
l'Aquila, giusto? Le forze di polizia. E quelli sono uomini su uomini. Personale che inevitabilmente viene tolto da quello che è il servizio ordinario. Quindi quando noi affrontiamo il problema della sicurezza dobbiamo vedere sotto queste due facce. Prevenzione, ciò che sfugge la prevenzione, e repressione. Ma come può essere efficace un'azione di sicurezza? Noi se vediamo anche degli eventi di protezione civile, cos'è che facciamo molto spesso? Magari abbiamo un torrente vicino, cerchiamo di metterlo in sicurezza. Che vuol dire in sicurezza? Significa che si cerca di fare in modo che quel torrente non si arrivi, cioè che quel torrente non crei danni nel caso in cui dovesse andare in pieno. Quindi che cosa si fa? Si rinforzano gli argini. Ma perché si fa questo? Perché tanto più è minore la possibilità di evento, tanto più si potranno concentrare le forze per intervenire in una situazione di difficoltà. Se noi non avessimo argini, se non avessimo noi tutto questo, avremmo in continuazione degli allagamenti che porterebbero via tutto. Vedete quello che è accaduto con gli ultimi eventi atmosferici. Sono stati eventi straordinariamente importanti. Cos'è? Non che non ha funzionato, ma cos'è che ha creato il maggior problema? L'estensione del fenomeno. È evidente che a quel punto non ti bastano le turbine, non ti bastano gli spannelli. Io so che i comuni sono tutti in ginocchio perché hanno speso somme esorbitanti per cercare di mettere una pezza, come si dice, per poter intervenire, andando veramente a raschiare sul proprio bilancio. E non si sa ancora se in base alla dichiarazione di stato di emergenza ci sarà un pieno recupero di queste somme o meno, che è uno dei problemi che ci sono. Quindi tanto più il fenomeno è circoscritto, tanto più efficace la risposta. E allora come si fa a circoscriverlo? Sicuramente con l'azione delle forze di polizia, ci mancherebbe altro. Con l'azione del prefetto, chiaramente aiutato e supportato ultimamente dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quindi dalle forze, dai vertici delle forze di polizia. Ma bisogna cercare di fare in modo che sia sempre più circoscritto l'ambiente dove si può determinare una rottura o un problema. Come? Lo diceva prima il signor Costello, che lo diceva anche il signor comandante provinciale dei Carabinieri, con il sistema di protezione passiva. È correttissima l'analisi appena sentita circa il fatto che non è che da noi ci sono i sette uomini d'oro, che chi conosce poi James Bond, queste cose qua, cioè non è che ci siano quelli con la lancia termica. Quindi molto spesso noi abbiamo un problema di contaminazione perché vengono commessi da persone da bassa manovalanza. E allora se la manovalanza è bassa, è evidente che un sistema di protezione non esagerato è comunque in grado di evitare che possa essere facilmente commesso un reato, ad esempio un'introduzione di persone dentro casa. Quello che preoccupa di più in assoluto, e ve lo dico con estrema chiarezza, non è tanto il furto in sé. Perché una volta, certo, ti dispiace che ti portano via la catenina, certo che ti dispiace che ti portino via, perché quelle sono cose che per noi hanno un valore inestimabile. Ti dispiace che ti portino via i 100-200 euro che ci avevi dentro al vaso dei biscotti per le piccole spese, eccetera. Ma come? Ma questo è solamente vero. Ma comunque ci troviamo di fronte a una situazione che a me preoccupa non tanto per il furto in sé, quanto per il fatto che una persona, tra virgolette, inesperta, un delinquente, tra virgolette, inesperto, si trova dentro casa, magari si incontra col padrone di casa che in quel momento si è alzato per andare a bere un bicchiere d'acqua, si spaventano tutti e due, parte una coltellata o parte chissà che cosa e qualcuno ci rimane. Per che cosa? Per una collanina, per i 200 euro che stavano dentro al vaso dei biscotti. E allora è corretto, e condivido pienamente, non può essere altrimenti, il suggerimento di dotarsi di strumenti di difesa passiva, che possono essere, certo, a Roma, io sono romano, a Roma abbiamo tutti le grade, abbiamo tutte le porte blindate, eccetera, che non sempre riescono a fermare il ladro, ma sicuramente riescono ad allontanare una buona parte di queste persone e consentono anche alle forze di polizia, se chiamate, di intervenire, perché se le forze di polizia ricevono una chiamata, si occupano di una chiamata, se gliene arrivano 100, ovviamente sono costretti a far fronte con gli stessi mezzi, con le stesse risorse, a 100% interventi contemporaneamente. Quindi quando si parla sicuramente
di collaborazione del cittadino, o meglio, il cittadino sia parte attiva nel sistema della sicurezza. Si parla anche di questo, con una piccola spesa si possono risolvere diversi problemi. Quante volte sentiamo dire: guarda, mi sono venuti gli idranti dentro casa, ho deciso di mettere la serratura o la porta blindata, ma non ci potete pensare prima. Vedete, c'è un fatto che è importante, e questo l'abbiamo visto in quello che è accaduto con la protezione civile. Purtroppo, adesso non so dirvi per quale motivo, perché sarebbe un problema, una questione di ordine sociologico, però si tende molto a delegare. C'è una nevicata come quella che c'è stata? Beh, si presume che comunque la protezione civile in Manizza riescono a garantirti le condizioni normali di vivibilità anche se c'hai 3 metri di neve. E alcuni dei cittadini si arrabbiano pure se è passata la pala per liberare la strada e non gli hanno tolto la neve davanti al portone. Perché nessuno si fa parte attiva e dire: ma forse, allora, ringraziando il cielo, adesso posso uscire da casa, ma la posso prendere o non la vado in mano? E cercare di liberarla senza chiamare, senza distogliere poche risorse che ci sono sul territorio per la sicurezza collettiva. E questo accade anche nella sicurezza. Per cui si pensa che in definitiva sicurezza molto spesso significa più forze di polizia. Questo è. Grazie a più forze di polizia risolviamo. No! Perché qui a San Giovanni c'è sicuramente un dispositivo importante dei carabinieri, ma se anche raddoppiassimo o triplicassimo, con un eccesso di delega non sarebbero comunque sufficienti. E comunque questo è un territorio che, viva Dio, è un territorio sostanzialmente sano, sia per la popolazione che c'è, sia perché effettivamente abbiamo notato un decremento importante dei reati generali esattamente in linea con quello che accade in tutta la provincia. E questo ci conforta, ma questo non vuol dire che allora siamo tutti più tranquilli. Si tratta di un'alleanza strategica. Ma come si fa a sicurezza? Scusate, strido perché forse se no faccio forse un po' troppo lungo. Come si fa a sicurezza? Certo con le forze di polizia, certo con i sistemi di videosorveglianza, e sono assolutamente contento che avremo un'implementazione che consente anche di andare a vedere i ritardi, no? come ho spiegato il signor Questore. È possibile prevedere quello che accade? Perché questo poi in definitiva, questa è la chiave. Perché se io sono in grado di sapere dove mi arriva la minaccia, è ovvio che sono maggiormente in grado di dare una risposta. Recentemente stavo, non so se qualcuno di voi è appassionato di storia, e stavo vedendo quello che è accaduto a Singapore, nella presa di Singapore da parte dei giapponesi nella seconda guerra mondiale. La mossa dello scorpione del generale giapponese, che è riuscito a fare un accerchiamento, oppure quello che riuscì a fare Annibale a Canne con i romani, quando distrusse parecchie regioni, cosa accadde nella famosa foresta di Dodobu, chiudo, questo non finiamo più. È ovvio che si riesca a prevedere quello che fa il nemico, che cosa servivano i servizi segreti, proprio questo, cercare di avere informazioni. E il controspionaggio serviva a darti le informazioni sbagliate affinché tu non potessi capire perché si sarebbe stato l'attacco. È accaduto per la Normandia e così via. C'è un modo c'è, è la cosiddetta georeferenziazione, che non è risolutiva, ma aiuta. La georeferenziazione è la possibilità, grazie alle statistiche che vengono fatte sulla base delle denunce che vengono presentate, ci danno la possibilità, attraverso lo studio dei trend nel corso degli anni, di capire quali sono le zone più colpite in un determinato momento. Quindi, sulla base di un'indagine statistica, noi siamo in grado, e proprio recentemente abbiamo messo in campo, abbiamo già preparato il master plan fino a giugno, siamo in grado di prevedere in linea di massima che in quel momento il comune che sarà più tassato dovrebbe essere quello, e probabilmente sappiamo pure la zona della città che viene maggiormente tartassata. Sulla base di questo è ovvio che io vado a stabilire e organizzare i servizi di prevenzione, i servizi straordinari, perché quelli di controllo ordinario vengono fatti normalmente. Certo, ma anche capitare qualche, quella volta non accade. Però sicuramente su questa analisi dei trend è probabile che accada molto più facilmente in un luogo piuttosto che un altro.
E in questa maniera, pur non avendo fattucchiere, pur non avendo mago Telma e così via, si cerca di dare una risposta in anticipo, che chiaramente si lega con il controllo del territorio, con le occhi sulla città, l'eventuale controllo del vicinato, i sistemi di videosorveglianza, perché il sistema della sicurezza è un sistema complesso che non riguarda soltanto una parte di esso, ma l'insieme delle misure che possono essere adottate. Vedete, vado velocemente in chiusura, c'è un problema in questo, si diceva prima della comunità che manca. Signor Questore, mi permetta questo rivolgersi retoricamente, no? Ma questo è un paese in cui un ragazzino di 13 anni, per farsi un selfie, viene investito da un treno. Guardate che agghiacciante questo fatto. È agghiacciante già per il fatto in sé, ma perché denota che questa è una società che sta dando i numeri, che crede molto nel virtuale, che crede molto nell'esibizionismo, dimenticando che un conto è un videogioco, un conto è la realtà. Il cyberbullismo, col quale adesso noi stiamo facendo i conti, io ricordo quando ero ragazzino, se mi permettete questo riferimento, non mi spiego cosa sia, chi lo sa, chi non lo sa, pazienza. Ma alle medie c'era il rito della stira. Non aggiungo altro, poi magari in separata sede spiegherò cosa sia. E a turno ti toccava la stira. Ma nessuno per certi versi lo subiva come un fatto di bullismo. Era quasi una sorta di esagero, di iniziazione, cioè quasi, se non te la facevano andare a vedere, perché a me no? Io non sono parte del gruppo, ma che è successo qualcosa? Ho fatto qualche cosa? Io ricordo che una volta io stesso venni preso e venni messo sotto una fontanella della soprannasone, no? Come si chiama a Roma, la fontanella della fontanella dell'acqua. E io ero tutto contento, ma l'ho preso un quarto. Perché? Perché l'hanno fatto anche agli altri. Quindi, paradossalmente, quella cosa non era un fatto negativo, ma era quasi un fatto di benvenuto tra di noi. Tu ti ne becchi a stira, oppure che sotto la fontanella. Erano cose ovviamente semplici, molto banali. Ma qui il cyberbullismo, guardate la virtualità. Se io do uno schiaffo al sindaco, che se lo meriterebbe, e lo do di fronte a tutti voi, il sindaco o riesce a scansarsi, o se lo prende, in qualche modo reagisce. Sicuro si scansa. Si scansa, che so grosso. Però se riesco a prenderlo, e non escluso, se riesco a prenderlo, vedrò che gli ho stampato 5 dita sulla faccia. Magari sarà accaduto, magari mi sarò preoccupato, io magari gli ho fatto male, magari gli devo dare una mano, magari devo fare qualcosa. Quando tu lo fai dietro uno schermo, tu fai qualcosa, ma non conosci quali sono gli effetti. E uno dei problemi del cyberbullismo è il fatto che facendolo per procura attraverso un mezzo informatico, tu non sai se hai fatto veramente del male, tu non sai se con quell'attacco che hai fatto nei confronti di quel ragazzo gli stai facendo male, non sai se sta piangendo, non sai se si sta chiudendo in se stesso. Con un clic il problema già non esiste più per te. E questo è uno dei problemi di questa società, in cui anche l'essere virtuale sta prendendo molto il posto dell'essere reale. Ma avete visto già quegli occhiali che si mettono, che ti isolano completamente? L'altra volta, proprio poco tempo fa, un ragazzino è morto perché non ha sentito un treno, perché ci aveva le cuffiette. Se voi andate in una stazione qualsiasi, una stazione ferroviaria, quante volte vi capita di vedere un ragazzo giovane, certo un ragazzo vecchio è difficile, un ragazzo che attraversa i binari, ma non con sottopassaggio. Ma queste cose noi le avevamo dimenticate perché erano diventate patrimonio di tutta la collettività, per cui nessuno si azzardava di attraversare i binari in quel modo. E aumenta il rischio. Allora anche in questo è importante il ruolo delle istituzioni, è importante il ruolo anche dell'associazionismo, della famiglia. È importante cercare di far comprendere le persone che se alcune regole esistono non è per vessare qualcuno, ma perché a qualche cosa serviranno. Perché ad esempio il rispetto delle regole in materia di sicurezza nei posti di lavoro, a che servono se non evitare gli incidenti? Ma perché sono diminuiti gli incidenti nei luoghi di lavoro? Se non perché ci sono delle normative più stringenti.
delle regole. Allora bisogna tornare anche al principio di regole, che non tutto è permesso, ma non tutto è permesso sicuramente per se stessi, ma per la collettività in cui si vive. Perché quel ragazzino che oggi stiamo piangendo tutti, perché piangeranno tutti al funerale, non c'è più, e altri ce ne possono essere. Quindi quando si parla di alleanza tra cittadino, tra società, la società che mancava, no? Come si diceva prima, e forze di polizia, è anche questo. Non si può aspettare il carabiniere per dire che esista una regola. La regola esiste in un qualsiasi contesto sociale. Qui sicuramente andiamo in un campo che magari, come si diceva prima, ha più valenza sociologica che tecnica. Noi ci occupiamo della tecnica. Il prefetto è la responsabilità politica amministrativa della sicurezza, che condivide con il signor Questore, che ha invece la responsabilità tecnico-operativa, e poi con le forze di polizia. Noi siamo una squadra, ma c'è bisogno che in questa squadra abbia molti più giocatori. E allora questi molti più giocatori sono gli occhi sulla città e quindi gli istituti di vigilanza, che ringraziamo questa squadra, anche i cittadini, che non soltanto mettendo il sistema di protezione, di prevenzione passiva, magari l'antifurto eccetera, ma svolgono attivamente un lavoro di sicurezza, facendo capire a chi sta vicino che le regole vanno rispettate in uno Stato democratico in cui sono i cittadini a stabilirle e non sono imposte da nessuno. Questo è lo scatto che probabilmente dobbiamo fare da un punto di vista sociale tutti quanti insieme. Sul versante operativo, già l'ho detto, videosorveglianza, mille occhi sulla città, sicurezza urbana, che è importantissima, e ancora ho visto che non c'è molto chiaro come sindaci, però insomma prima o poi ci si arriverà, cioè eliminare quelle situazioni in cui possono allignare pericoli o possono trarre adimento fenomeni delittuosi. Questa è la sicurezza urbana, che non è stata molto comune. Quindi un insieme di misure, io ringrazio le forze di polizia qui rappresentate dai vertici, il sindaco ha detto ci ha ringraziato, e perché c'è da ringraziare che siamo venuti? E mica ci deve ringraziare, ma noi siamo qua perché siamo parte di una squadra, istituzione con istituzione, come è accaduto pure durante il martello. Io lo ringrazio per le parole di cortesia che sono state veramente gradite, ma ci mancherebbe altro che il sindaco chiama lui, che ha autorità locale pubblica sicurezza, e il prefetto dice no, guarda, abbi pazienza, non ci interessa, ma scherziamo. Quindi come i cittadini non si devono sentire soli, lo stesso devono fare le istituzioni, sapendo ben chiaro che la sicurezza non può essere materia di mera polemica politica, perché la sicurezza è di tutti. Possiamo discutere sul fatto che magari si può fare una cosa piuttosto che un'altra, quello sicuramente, ci mancherebbe altro, ma la sicurezza è un bene primario di tutti, perché se in questo paese esiste la democrazia, esiste anche per la sicurezza che viene assicurata, perché noi sappiamo che in alcune regioni di questo splendido paese la mancanza di sicurezza mina fortemente le istituzioni democratiche. E allora ogni giorno andiamo a vedere infiltrazioni, quello ha fatto questo e quello ha fatto quest'altro, nonostante si impieghino delle risorse esagerate per farvi fronte. Ma lì manca la società, e se manca la società, se manca questa alleanza, se manca questa fiducia reciproca, questo affidamento reciproco, beh, permettetemi di dire, non si va da nessuna parte. Io sono molto contento, penso di poter rappresentare anche i sentimenti dei vertici delle forze di polizia qui con me, di essere qui, ma noi non saremo solo qui, saremo ovunque, andremo in ogni comune. E caro sindaco, lei non si deve mai fare problemi, poi magari possiamo discutere tra di noi, ma sindaco, ma che stai lì, ma prefetto, cioè, vice, quello che vuole, ma lei non si deve mai sentire solo, deve sempre sapere che il prefetto c'è per il sindaco, c'è per questa collettività, e noi faremo il nostro dovere fino in fondo, sperando di essere anche un esempio per tutti quanti, e non parlo chiaramente del sindaco che è già qui in questa tornata, ma per tutti i cittadini, per il singolo cittadino.
Io spero di aver dato qualche risposta. Io non ho bacchette magiche, questo si dice spesso, ma non perché voglio togliermi la responsabilità, perché la responsabilità ce l'ho, me la tengo e l'esercito. Lo dico perché non esistono soluzioni salvifiche, ma ci sono tante soluzioni che insieme possono aiutare tutti quanti noi di vivere in maniera più vivibile il territorio dove viviamo. Grazie. Grazie signor Prefetto, adesso do la parola al sindaco che chiuderà la sessione. Beh, intanto ringraziare i cittadini che sono venuti qui numerosi, ricordare loro che a breve a cura del comando dei carabinieri verrà fatto un corso per gli anziani, per tecniche sui raggiri, credo sia il maggiore Fazio se non erro, che verrà qua nella nostra sala consigliare e speriamo che intanto interviate tanti perché oggi è una delle pratiche più comuni, quella di prendersi con la parte un po' più debole della società, oltre ai bambini anche gli anziani. Questa è un'iniziativa che avevamo già comportato in passato, credo che nell'ordine da 15 di giorni ci dovrebbe essere. Volevo ringraziare il comitato spontaneo che è nato e in un certo senso ha avviato questo processo. C'è qualcuno del comitato qui stasera? Non c'è nessuno. Questo mi dispiace, anche perché diciamo che noi abbiamo collaborato pienamente con il comitato. Volevo dire una cosa più importante: dobbiamo cambiare il fenomeno culturale, dobbiamo cercare di essere molto più attenti, collaborare con le forze dell'ordine. Io stesso in passato, proprio perché da cittadino avevo visto che l'abbigliamento non era un abbigliamento consono a dei tratti somatici non evidente nel nostro territorio, per far arrestare due ragazze rom che si erano macchiate di un reato l'anno precedente, però purtroppo la sera sono entrati in comunità, la mattina se ne sono scappate. Qui forse qualcosa nel nostro sistema giudiziario va fatto. E voglio ringraziare a conclusione anche il comandante Lorenzo Di Pompo, che in questo progetto di videosorveglianza ci sta mettendo molto di suo, e quindi con i proventi che vengono dalla stazione dei vigili urbani, oltre alla sicurezza stradale, quindi anche il processo delle camere, è nato questo progetto che a breve vedrà la luce, quindi ci farebbe piacere che torniate qui da noi per poterlo sottoscrivere virtualmente con noi. Grazie e grazie a tutti quanti. Siete tutti ospiti a cena adesso. Volevo dire che proprio questa sera sono qui da noi degli istituti di vigilanza che non hanno sottoscritto il protocollo, eccellenza, e vorrebbero in un certo senso sapere come fare per accodarsi. Basta semplicemente che si rivolgono a noi e sicuramente risolveremo il problema. Comunque grazie.